Chiederei a tutti This meeting is gentilmente di spegnere i microfoni e volevo avvertirvi, ma l'avrete visto perché vi sarà uscito adesso il messaggio sui vostri schermi, che questa riunione viene registrata perché poi sarà messa a disposizione su YouTube di Fondazione ISMO. Come sapete, questo è il secondo di una serie di webinar che Fondazione ISMO, in particolare il settore dedicato alle religioni, organizza sul tema di donne, migrazione e religioni. È un ciclo che abbiamo iniziato 2 settimane fa dialogando con alcune donne musulmane e oggi invece lo faremo con alcune donne ucraine e non solo. Perché ci sembrava importante per 2 ragioni, sia per quello che sta succedendo oggi in Ucraina, lo sappiamo tutti, lo viviamo anche se a distanza, ma l'orrore di questa guerra, ma anche perché la comunità ucraina è una comunità importante nel nostro paese, ha una lunga storia di presenza e anche è una comunità molto consistente, quindi il tema di questa sera è proprio donne ucraine e cercheremo di indagare chi sono, cosa fanno e appunto come vivono la loro fede anche in una terra di migrazione. Già prima dello scoppio della guerra, del resto, la comunità ucraina in Italia era la più grande d'Europa, una delle più grandi d'Europa con 223.000 persone regolarmente soggiornanti, ma probabilmente potrebbero essere anche il doppio con quelle che soggiornano, diciamo, per dei periodi più brevi, a cui si sono aggiunti purtroppo negli ultimi mesi circa 150.000 profughi. E sia tra i migranti che sono presenti stabilmente nel nostro paese, sia tra coloro che sono arrivati in questi mesi, la percentuale di donne è molto alta. La comunità ucraina, infatti, è la più squilibrata, lo dico tra virgolette, ovviamente, in termini di genere. Le donne rappresentano, infatti, circa il 79% della popolazione ucraina stabilmente residente in Italia ed è la quota più elevata tra le principali comunità straniere che sono nel nostro paese. E anche tra i profughi la presenza delle donne è molto significativa, sono circa 80.000 e ci sono ben 47.000 minori. L'idea, un po' il filo conduttore di questo webinar è un po' interrogarci su come vivono queste donne, la loro fede, come la vivono in terra di emigrazione e come la vivono oggi in tempo di guerra. Sappiamo che nonostante i lunghi anni di comunismo e ateismo, il cristianesimo è rimasto un riferimento molto forte per la popolazione ucraina, sia nel paese di origine, ma appunto anche nei luoghi di emigrazione, dove spesso rappresenta anche un elemento identitario e comunitario estremamente importante. Un aspetto che in questo tempo di guerra, di sofferenza e anche di grande preoccupazione, ovviamente per i propri cari, i propri parenti, la propria gente rimasta nel paese, si è ulteriormente accentuato. Questa sera ne parliamo con 3 persone che ringrazio già sin d'ora, che sono padre Igor Krupa, che è cappellano della Chiesa Cattolica di Rito Bizantino e che è a Milano dal 2015. Buonasera, padre Igor. Ne Buonasera. parliamo anche con Natalia Noniak dell'Associazione Ucraina più Milano. Buonasera Natalia, benvenuta. Buonasera, buonasera. E poi ne parliamo anche con Nadia Osnova, che è membro della comunità di San Giosafat di Milano. Buonasera anche a te, Nadia. Grazie a tutti di essere intervenuti stasera e anche grazie a tutti quelli che partecipano a questo webinar. Vorrei coinvolgere innanzitutto Natalia Noniak dell'Associazione Ucraina Più, che si occupa di educazione all'interculturalità, integrazione sociale dei cittadini ucraini e svolge numerose attività di promozione culturale e organizza mostre, concerti, proiezioni di film, eccetera. Ecco, chiederei a lei innanzitutto se ci aiuta un po' a capire chi sono le donne ucraine in Italia, andando anche un po' oltre lo stereotipo, che è anche un po', come dire, un principio che guida questi nostri webinar. Spesso per quanto riguarda le donne ucraine, lo stereotipo le inchioda nel ruolo di badanti. E
Molto spesso facciamo fatica a guardare un pochino al di là. Ecco, chiederei innanzitutto a Natalia se ci aiuta un po' a guardare anche nella complessità questa presenza importante di donne ucraine nel nostro paese. Sì, certo, con piacere. Come già è stato detto da Anna, che la comunità ucraina è numerosissima sul territorio italiano. Noi facciamo, la nostra comunità è la quinta, in questo momento la quinta, o mi sembra che sia la quarta, sul territorio presente, sul territorio italiano. Penso che con questi anni la comunità crescerà, perché con tutto questo che è successo in Ucraina, sono arrivati tanti rifugiati che aumenteranno la quantità delle persone. Per dire, cosa posso dire delle donne ucraine? Che noi siamo il popolo laborioso e quindi cerchiamo di lavorare e anche non dimenticare la nostra fede e anche la nostra voglia di creare, di dimostrare al mondo i nostri talenti. Tra le persone che vivono qua ci sono tante persone talentuose che sviluppano i loro talenti in vari modi. Io vorrei dire, vorrei citare seguenti casi. Vorrei citare qua il caso di Maria Haidai, una signora ucraina, una donna ucraina, che ha scritto il libro che si intitola Periodo Italiano, che raccontava la sua vita in Italia e il suo lavoro svolto sul territorio italiano. Lei lavorava come badante. Lei, essendo una scrittrice e essendo una pittrice, era costretta di lavorare, però non voleva soffocare la sua voglia di continuare dipingere, di continuare scrivere e ha trovato il modo di scrivere il libro e anche dipingere i quadri. Lei ha fatto diverse mostre e la presentazione del suo libro è stata nella sede della nostra associazione Ucraina Più, che è stato molto interessante. Poi vorrei dire anche dell'altra pittrice che si chiama Susanna Mikla, anche lei lavora come badante e anche lei dipinge diversi quadri e fa diverse mostre. Lavora anche qua nel centro che si chiama Rodos, appunto, che è stato creato presso l'associazione Support Ukrainian Children. E infatti lei, io sono qua in questa aula, lei è nell'aula vicino, che sta insegnando ai bambini e anche ai loro madri dipingere. Poi vorrei dire anche due parole di una mia carissima amica, Olesya Olendi, ex giornalista, anche lei scrittrice, che scrive le poesie, lei ha scritto diversi libri. In questo momento scrive anche i testi delle preghiere e pubblica sul suo sito, scusi, sul suo canale Telegram. Ci sono tante altre donne che. Magari Natalia ci puoi lasciare anche questi riferimenti dopo nella chat, perché se, esatto, per dire il libro, eccetera, se qualcuno ha voglia e desiderio di approfondire può eventualmente procurarseli. E anche queste donne, pittrici, eccetera, se qualcuno ha desiderio di vedere le loro opere può ulteriormente informarsi. Quindi grazie se poi ci scrivi anche i nomi nella chat. Certo, sì. Sì, allora con questo vorrei Ah, dire che. mentre vi sento. Ciao Anna. Prego, prego Natalia. Con questo vorrei dire che lo stereotipo delle donne ucraine che sono impegnate solo nella cura delle persone anziani, non è del tutto vero. E questi casi dimostrano il contrario, che noi siamo il popolo creativo, siamo popolo istruito
la situazione che è stata creata non è, non dimostra la nostra identità. Noi siamo tutto l'altro che quell'immagine che si è creata durante un certo periodo in Italia. Vorrei dire anche che adesso sono arrivate le altre donne da Kiev, dalle altre città ucraine, che hanno un livello di istruzione ancora più alto, parlano lingua inglese in modo fluido, hanno istruzione veramente profondissima, sanno diverse lingue, parlano lingua giapponese, inglese, francese. Veramente io sono orgogliosa di appartenere alla nazione così istruita, così forte e così spirituale, perché nessuna difficoltà ci può abbattere, nessuna difficoltà può costringere a arrenderci. Anche in queste situazioni che adesso abbiamo, io conosco tantissime persone che studiano, non smettono di studiare, non smettono di iscriversi ai corsi, portano i bambini a diversi corsi, alle diverse attività, mandare avanti la vita, pur non smettere di credere, non smettere di sognare, non smettere di vivere e essere sempre ottimisti. Dopo magari Natalia ti chiederò anche qualcosa del tuo lavoro di insegnante, che ovviamente è un lavoro molto importante, soprattutto adesso lo fai anche con i bambini che sono arrivati in questi mesi dall'Ucraina. Però vorrei coinvolgere adesso padre Igor. Grazie Natalia, poi torniamo a dialogare anche più tardi. Padre Igor, Natalia ha già evocato, no, questo forte senso di spiritualità e di religiosità del popolo ucraino e delle donne in particolare che si sono portate appresso anche in una terra di immigrazione come l'Italia. Peraltro la società italiana ha un grande debito di riconoscenza per tantissime di queste donne che appunto si sono dedicate e si dedicano ai servizi di cura delle famiglie e alle persone anziane. La fede, la religione è un elemento importante nella vita degli ucraini e delle ucraine che spesso è trascurato anche da ricerche, analisi e così via. Lo è anche qua in Italia. Ecco, come lo vivono e qual è la sua esperienza? Ormai sono parecchi anni che è qui a Milano. Allora, io in Italia sono da 2001 che succede? Non lo so, ma vedo una visualizzazione strana, però andiamo avanti. Va bene, d'accordo. Ok, allora, niente, sacerdote sono dal 2008 e ho cominciato come sacerdote in Umbria addirittura, ho fatto lì 7 anni, adesso sono 8 anni che mi trovo a Milano. Come vivono le nostre signore, le nostre donne ucraine, la fede? Io racconterò adesso un po' la storia della comunità San Josephat, di quali sono il capellano. Devo dire che è proprio queste donne che poi alla fine hanno creato questa comunità, perché loro cercavano il sacerdote e loro volevano che si celebrasse in ucraino. Loro volevano avere quello, almeno un pezzettino di quello che hanno avuto in Ucraina. E per esempio la prima messa qui a Milano nel 2001, lontano 2001, adesso siamo 21 anni sono passati, era stata celebrata e erano presenti soltanto 9 persone. Soltanto 9 persone, cioè alcuni di queste 9 persone ancora adesso frequentano la comunità. Lei ha accennato prima che noi abbiamo vissuto sotto il comunismo e così via, dove veramente professare la fede era proibito. Cioè, per esempio, se io da piccolo andavo in chiesa e magari, non lo so, qualche persona mi vedeva che collaborava con il sistema, e i miei genitori potevano essere licenziati.
dal lavoro, perché la fede si perseguitava. Cioè, io liberamente, così come in Italia normalmente da tempo, anzi da sempre direi, si va in chiesa, in Ucraina questo non si poteva fare. Però queste donne, perché sono così importanti, perché sono così brave a mio avviso? Perché loro hanno mantenuto quello che gli hanno tramandato le loro nonni, cioè era una fede basata sulla tradizione. Era una fede senza tante volte il libro, senza tante volte sacra scrittura, però era una fede basata sul racconto e sulla tradizione, che le persone, le preghiere, i testi sacri, qualsiasi queste cose qua, diciamo, insomma, che le persone sono abituate nel mondo libero, dove si può professare tranquillamente la fede, tramandavano loro. E questa cosa hanno portato loro con loro in Italia. Per esempio, nella mia comunità, San Giorgio, noi abbiamo quattro gruppi di preghiera. Abbiamo madri di preghiera, abbiamo apostolato della preghiera, abbiamo la fraternità eucaristica e abbiamo il gruppo di preghiera di Paramano. Sempre sono delle persone che, anche venendo qua in Italia, essendo lontano da casa, perché alcuni all'inizio per anni e anni non potevano tornare a casa. Cioè, adesso è molto semplice, perché anche se non, magari non vai a casa, tu hai lo Zoom, hai Skype, hai tutte queste cose qua, puoi tranquillamente collegarti, almeno vedi delle persone che ti sono cari. Invece, quando loro sono arrivati in Italia nel 2001, 2002, 2003, non avevano queste cose. Cioè, il modo in quale loro cominciavano qui a vivere in Italia era veramente tante volte disastroso, lo chiamerei così, perché alcuni dormivano alla stazione, alcuni dormivano sotto il ponte, alcuni raccontano delle esperienze come e quando dovevano attraversare delle frontiere per arrivare qua. Perché si dice, questo è vero, che si dice che tantissime sono le donne ucraine, è vero. Però vedete come funziona di solito, perché chi sparge meglio la voce in generale, in qualsiasi paese? La donna. È vero. Cioè, nel senso, secondo me, diciamo, non serve l'internet. Basta parlare con delle persone, sapere a chi dire, diciamo, e la notizia si sparge. Questo lo conosciamo tutti quanti. E la stessa cosa funzionava anche in quei 2000, 2001, 2002, 2003. Cioè, qualcuno, se provava ad andare all'estero, magari trovava il lavoro, il posto, il luogo, così via, chiamava subito qualche altra persona che pure desiderava di cambiare un po' il proprio destino, non lo so, perché in quei tempi in Ucraina non è che si viveva bene, l'Ucraina era in vera difficoltà. Per esempio, grazie a queste donne, veramente il nostro esarca, Sua Eccellenza Dionisi, li chiama costruttori silenziosi. È un termine bellissimo, perché veramente questa comunità, adesso sì, ci sono tantissime famiglie, tantissime persone giovani, tantissimi bambini e così via, questo è vero. Però grazie a chi? Grazie a questi costruttori silenziosi che stanno qua a lavorare. E così via, tante volte senza lamentarsi, tante volte accettare qualsiasi cosa che gli capita, qualsiasi tipo di lavoro, e in questo modo costruire, sia qui in Italia, sia in Ucraina. Vi racconto, Federico. un'ultima cosa, Anna, ultima cosa che è molto bella. Una volta, durante la riunione dei sacerdoti, dei capellani, insomma, nel senso che rappresentavano, chiamiamoli capellanie etniche, eravamo più di 20, e un sacerdote italiano, che lui, insomma, guidava questo nostro gruppo, ci ha raccontato una cosa molto bella. Lui parlava di una ragazza ucraina, una babysitter, che lavorava con una famiglia con dei bambini, o con una bambina, va bene, importante è un'altra cosa, che lei, questa ragazza ucraina, ha insegnato alla bambina italiana a pregare Ave Maria
in ucraino. E questa è la cosa bella. Perché tante volte si pensa che noi siamo venuti qua a prendere delle cose. Abbiamo portato delle cose. Abbiamo portato tantissime cose, veramente, perché adesso abbiamo anche tantissimi matrimoni misti, dove le ragazze ucraine o i ragazzi ucraini si sposano, diciamo, con delle persone italiane. E anche questo è uno scambio. Anche questo vuol dire, diciamo, che qui qualcuno vuole rimanere. Volevo chiederle quanto è stato importante per quelle donne allora, ma quanto lo è importante ancora oggi, il fatto di frequentare una comunità, di sentirsi parte di una comunità, soprattutto quando si lavora, per esempio, si fanno dei lavori che implicano anche una grande solitudine, e quanto è importante anche per mantenere vive, no, appunto, quelle tradizioni, la propria cultura, la possibilità di parlare la propria lingua o di celebrare appunto con i propri riti. Ma guardi, Anna, allora, la comunità, diciamo, anche se la comunità religiosa, non rappresenta soltanto, cioè, la fede, rappresenta in generale tutto quello che, insomma, nel senso, adesso non trovo la parola, quello che è importante per una persona che viene dall'estero. Perché oltre che si parla ucraino, oltre che, per esempio, in comunità si facevano delle feste prima del Covid, si facevano delle cene insieme. Io parlo di Natale e parlo di Pasqua. Si facevano delle feste culturali, ecco, si facevano diverse cose, si commemoravano diversi dati, per esempio anche storici, diciamo, e questo era importante. Proprio non soltanto pregare, ma in particolare pregare, ma anche stare insieme. Cioè, io conosco delle persone veramente che aspettavano la domenica come se fosse l'ultimo giorno della vita. Adesso non esagero, ma è la verità. Cioè, la gente andava, si trovava lì, e così via, e così via. Per esempio, ma, non lo so, prima chiesa che ci ha accolto era San Sacro Volto, la seconda San Giovanni Laterano, e adesso la terza Santi Giacomo e Giovanni. E certo che evola, crescendo e così via, diciamo, la comunità sempre va avanti, nel senso, certe cose magari non si fanno più perché ci sono delle famiglie, ci sono dei giovani, così via, così via, così via. Però, guardate, la fede è anche la speranza. E per la persona che non riesce a parlare con delle persone care, che non vede casa, che non ha nessuno qua, per esempio, hai parlato della solitudine, la Chiesa diventa proprio il luogo dove la persona trova tutto quello che sembra che ha perso o che sembra che abbia lontano. Io conosco delle persone veramente che per 8 anni non andavano in Ucraina, perché per qualche motivo non potevano farsi permesso di soggiorno e così via, così via, così via. E però la Chiesa era per queste persone un luogo importante. Un luogo importante. E io penso che lo sia a maggior ragione oggi, poi, con quello che sta succedendo in Ucraina, anche con la difficoltà appunto di comunicare con i propri cari, con le persone della propria famiglia, quelle lasciate là, vista anche questo accanimento contro i civili. In questo periodo qua proprio veramente hai ragione, in particolare. Per esempio, oggi abbiamo celebrato la messa per i defunti, perché di solito abbiamo questa, insomma, giovedì, questo che tantissime persone sono libere, mezza giornata hanno libera. E devo dire che, per esempio, con questa guerra, anche per esempio quando ti portano un foglietto con intenzione, con i nomi dei defunti, scrivono così: il soldato tale, per tutte le anime che sono morti durante i bombardamenti, per tutte le anime innocenti morti durante la guerra in Ucraina. Scrivono tutto questo. Portano le mamme che tante volte lì pregano per i suoi figli. Perché, guardate, guardare la guerra, così, diciamo, avere anche la compassione e così via, è una cosa bella. Perché, insomma, almeno per me, essendo in Italia, quando vedo questa solidarietà,
veramente rimango senza parole. Però poi alla fine è vero che la guerra facciamo noi ucraini. La guerra facciamo noi ucraini, l'unico popolo sofferente, aggredito, invaso, siamo noi. Mi colpisce anche che queste donne che hanno solo poche ore libere il giovedì pomeriggio dedichino queste questo tempo per guardate, intervenire. Anna, un'altra cosa, sempre la mia esperienza sacerdotale. Quando stavo in Umbria, noi abbiamo questa bellissima usanza, no? Voi durante Venerdì Santo adorate la croce. Noi adoriamo la sindone, cioè una specie di tovaglia ricamata dove insomma è ricamato Gesù che è sepolto. E questa è la cosa vera. Una signora ucraina che viveva da quella... Io stavo a Spoleto, una città, penso che gli italiani la conoscono, e 5 chilometri distante c'era un altro piccolo paesino, 5, forse 3, non lo so, non facciamo... vicino, quanti diciamo. Potete, insomma, chilometri. Questo non è la cosa importante, l'importante è un'altra cosa. Da noi in Ucraina c'è questa bellissima tradizione che qualsiasi persona credente, così via, specialmente nei paesi piccoli, è, insomma, questa, una bellissima, ha questa bellissima usanza, visitare il sepolcro, visitare il Gesù morto. E questa signora, facciamo verso le 8:30, 9, ha dato da mangiare alla signora che accudiva, la signora anziana italiana. Poi, quando la signora italiana anziana si addormentò, questa signora a piedi, perché non c'erano dei mezzi a quel periodo lì, dopo le 9 di sera, i mezzi non andavano più, a piedi, ha fatto questi 5 chilometri, è arrivata in chiesa per pregare la sindone. Tutta la notte è rimasta in chiesa a pregare, la mattina dopo, verso le 4 del mattino, così via, calcolando il tempo, sempre a piedi per tornare, è tornata a lavorare. Questa grazie, Padre Igor, per queste testimonianze che magari questa noi non vediamo e sono probabilmente tante. Vorrei però far parlare anche Nadia Osnova, sì, della sua testimonianza, della sua vita. Lei è una... Grazie, Padre Igor. Poi ci continuiamo a dialogare anche dopo. Nadia, tu sei una giovane donna, sei una mamma di 3 figli, se non sbaglio. Sì. Sei qui da parecchi anni in Italia, poi ci dirai tu anche quanto. E tu sei molto impegnata nella comunità di San Josafat. Ecco, in che cosa consiste questo impegno? Perché? Che cosa ti spinge a farlo? E quanto è importante per te, per la tua famiglia, per i tuoi figli, poter sentirti anche parte attiva di questa comunità? Guardi, io in Italia ho 21 anni, però il mio lato religioso, diciamo, si è svegliato con la nascita dei figli. Quando sono venute tante domande, tanti dubbi, la responsabilità, cosa faccio a insegnare, dove li porto, e tutto il resto, e ho sentito che ci sono già le chiese in diverse città italiane dove si celebrano le messe in lingua ucraina con il nostro rito, con i nostri canti, perché da noi la maggior parte, da noi le nostre messe sono cantate, molto accompagnate con il coro, con i canti, e che vicino sempre insieme a queste parrocchie ci sono anche le scuole dove insegnano il catechismo, dove preparano i figli per la prima comunione, dove raccontano la storia dell'Ucraina. E abbiamo cominciato a cercare qua in Milano e abbiamo trovato la nostra comunità di San Josafat, e già circa 7 anni facciamo parte. E devo dire cosa faccio io? Sì, facciamo... Sì, ma anche quanto è importante, per esempio, portare i figli, che
che sono ancora abbastanza piccoli, no? Credo, esatto. È molto importante perché per trasmettere a loro i valori, diciamo, che noi abbiamo dentro, non si può senza comunità, diciamo, perché essere cristiani significa seguire Gesù. E seguire Gesù senza una comunità cristiana è difficile, diciamo, perché dove lo puoi trovare meglio se si celebra l'Eucaristia, dove tu lo senti la parola di Dio, come diciamo, dove due o tre si uniscono nel nome mio, certo. Mezzo, diciamo, questo è molto importante. Poi, diciamo, nella comunità ci troviamo non solo per, anche come diceva prima il Don Igor, incontriamoci con tutti, con lo stesso dolore, diciamo, che lo sappiamo che troviamo sempre qualcuno che ci ascolta e che possiamo consolare, per esempio, possiamo capire perché viviamo lo stesso, diciamo che viviamo nello siamo nella stessa barca, diciamo. E poi, diciamo, possiamo anche servire, non essere aiutati, possiamo anche servire, perché magari qualcuno già è passato, in passato già superato, magari quello che, come adesso, nel periodo di guerra, arrivano le mamme con i figli, o magari sono le donne che lasciano la famiglia lì, o i figli, perché lasciano anche i genitori lì, ci sono anche così, che magari qui ci sono i nonni o qualcuno che li può ospitare e lo sentono questa mancanza. Magari uno che è passato prima già lo sa come può aiutare, come può magari, diciamo, consolare. O poi, sì, certo, può essere reciproco, no? C'è l'ascolto e il supporto che si può dare, che si può ricevere. Sì, poi anche, diciamo, noi facciamo tanti anche cose insieme, per stare insieme, anche tanti pellegrinaggi, diciamo, facevamo anche, va bene, adesso no, però anche il tempo libero, come il picnic, per unirsi, per passare il tempo insieme, diciamo, per sì, poi serve anche a consolidare i legami, ovviamente, a sentirsi parte di una comunità e anche questi momenti conviviali ovviamente, no? Fanno parte della vita delle persone, ed è anche la fede vissuta non semplicemente come aspetto spirituale e intimistico, sì, ma certo, appunto come condivisione. Va bene, sì. Nadia, grazie. Ma adesso vorrei tornare un attimo a Natalia, perché tu hai evocato appunto il tema anche dei bambini che sono nella comunità stabilmente residente in Italia, non sono tantissimi, ma il numero sta aumentando, perché persone come voi hanno fatto la loro famiglia qui e probabilmente fanno crescere i loro figli qui, però sono molto numerosi tra coloro che sono arrivati in questi ultimi mesi. Natalia, so che tu sei un'insegnante e ti stai dedicando a questo insieme a altri, ma la vostra associazione fa anche tante altre cose, no? Io per esempio vi ho scoperto attraverso le danze ucraine che vengono fatte nei locali di una parrocchia milanese. E però questo aspetto, per esempio, dell'insegnamento dell'italiano è una cosa che è venuta in questi mesi proprio come necessità anche di dare qualche base linguistica ai bambini che sono arrivati e non solo ai bambini. Sì, io insegno la lingua italiana per i bambini ucraini in questo centro che si chiama RODS, presso l'associazione Support Ukrainian Children. Però c'è anche l'altra associazione che si chiama Rinascita dell'Ucraina, e presso quell'associazione abbiamo creato la scuola ucraina, e lì io insegno la lingua ucraina ai bambini che sono nati qua dai matrimoni misti. E dopo la guerra sono arrivati altri bambini che sono scappati dalle zone dove ci sono i bombardamenti, e naturalmente vorrebbero continuare a studiare.
E praticamente noi cerchiamo di organizzare il programma per continuare a insegnare la lingua ucraina per quelli che sono venuti dall'Ucraina e anche aiutare a loro a imparare la lingua italiana, perché tutti si sono iscritti nelle scuole italiane e studiano durante la settimana nelle scuole italiane e hanno le difficoltà nell'apprendimento della lingua italiana, perché naturalmente non hanno cominciato imparare la lingua italiana sin dai bambini. Allora, se un bambino va inserito nella scuola, nel programma già avanzato, per esempio nella terza, nella quinta elementare, non è del tutto facile andare a pari passo con il programma senza aiuto. E proprio per questo noi abbiamo creato i corsi per loro. Per quanto riguarda i bambini, soprattutto l'anno scorso, abbiamo vissuto le esperienze diverse. I bambini erano tutti spaventati, stressati, piangevano, avevano paura di spostarsi anche all'interno della scuola senza la mamma. Poi io, lavorando come la mediatrice culturale, ho avuto modo di sentire diversi racconti dalla parte degli insegnanti delle scuole italiane. Quando bambini giocavano nel cortile e vedevano gli aerei che volavano nel cielo, allora si mettevano a gridare, naturalmente perché pensavano che questi aerei sono venuti a bombardarli. Poi io personalmente ho visto bambino che appena so Appena vedeva i segni che li ricordavano la guerra, cominciava subito a piangere, scappava, cercava la mamma. Non è facile, non è facile, ma noi cerchiamo di portare avanti questo nostro impegno, perché siamo coscienti come sia importante per loro. La scuola per loro è il punto di riferimento, perché a scuola loro incontrano i loro coetanei che sono sparsi per tutto il mondo, nel caso di Milano, per tutta la Milano, e quindi solo a nostra scuola sabato possono incontrarci. Scusate. Solo di sabato possono incontrarci e giocare insieme. Poi noi facciamo tante feste per loro, quindi possono cantare insieme, ballare insieme, e questo per loro è un legame, è un filo che non è spezzato, che li tiene vivo questo legame con la loro patria. Questo tutto, non so che volevo dire, si potrebbe anche approfondire, ma non vorrei rubare il tempo Dopo all'altri. torniamo anche a parlare anche di altro. Adesso, prima di coinvolgere di nuovo padre Igor, volevo leggere questo messaggio che c'è in chat e poi magari se volete anche commentiamo. Di Lazzaro. Sono un sacerdote ortodosso italiano, la parrocchia in cui servo appartiene al Patriarcato di Mosca, ma è composta al 90% di persone ucraine. Il rettore è moscovita. Queste donne e qualche uomo, ucraine e russe, rappresentano a mio avviso una straordinaria testimonianza di mediazione e di pace. In ogni caso, credo che si debba dar conto di questo dramma spirituale, cioè di essere ucraini e appartenire a una chiesa russa. Don Igor, domenica 20 novembre, cioè 2 domeniche fa, nel Duomo di Milano c'è stata anche un'importante preghiera per la pace in Ucraina che ha riunito cristiani di diverse confessioni della diocesi. Sì. L'iniziativa prendeva spunto dalla memoria dello sterminio per fame del popolo ucraino avvenuta esattamente 90 anni 32 fa, 30. tra il 32 e il 33, noto come Holodomor.
Holodomor. Holodomor. Morire di fame. Holod vuol dire fame e mor vuol dire la morte. Esatto. Qualche giorno dopo anche Papa Francesco ha scritto una lettera in cui ha usato parole molto forti, ma anche parole di conforto per il popolo ucraino e ne ha riparlato domenica scorsa all'Angelus. Ecco, tu ovviamente hai partecipato a questa celebrazione che c'è stata nel Duomo di Milano. Ecco, come vivi anche queste dinamiche? Allora, prima di tutto non ho partecipato perché stavo male. Ero assente, però... Perché la comunità era molto numerosa. Sì, facevo parte di coloro che preparavano questa preghiera. Guardate, vedete, una volta ho partecipato a una preghiera per la pace nel mondo in Ucraina, dove c'era un islamista, un professore, che parlava di città di Aleppo in Siria. E lui ha detto questa cosa qua, dice... Beh, io magari forse non cito questo islamista, però lui ha detto questa cosa tipo io cerco di tramandare queste parole, chiamiamo così. Allora, lui ha detto così: beati voi ucraini, perché voi siete seguiti da tutto il mondo. Invece la Siria non era seguita così. Questo è vero, però guardate, l'Ucraina è un paese molto grande. L'Ucraina è un paese che si trova al centro dell'Europa. L'Ucraina sempre era un paese, diciamo, tra i quali, diciamo, passavano diverse strade culturali, economici, chiamiamoli come vogliamo, storici pure. E l'Ucraina è un paese che, come posso dire, non può essere non osservato. Guardate che la comunità ucraina, gli ucraini in generale, io adesso parlo della comunità religiosa San Giuseppe, si trova in Italia da 21 anni. Però il 25 di febbraio, giorno dopo quando è iniziata la guerra, forse anche il 24 la mattina, no, 25 di febbraio la mattina, alle 8 della mattina mi hanno telefonato, diciamo, di qualche giornalista, di qualche canale, direi anche molto importante, l'italiano, e hanno trovato un sacerdote ucraino per parlare dell'Ucraina, perché è iniziata la guerra. Cioè, io quello che voglio dire, noi cominciamo a parlare l'uni degli altri quando ci troviamo magari in difficoltà. Perché non in pace non raccontarci? Perché non in pace? Quello che voglio dire. Perché è vero che è bello, per esempio, questo Holodomor, 90 anni, veramente. E adesso, per esempio, di recente, tantissimi paesi mondiali hanno riconosciuto questo genocidio. Però, soltanto durante la guerra. Perché non prima? Per esempio, tutta la comunità ucraina in Italia adesso sta raccogliendo delle firme, diciamo, che poi devono essere mandate al Parlamento italiano proprio per questo motivo, che anche l'Italia riconoscesse che nel 1932-33 era il genocidio del popolo ucraino pianificato. Perché, guardate che, secondo diverse fonti, durante questo periodo qua sono morti tra 8 fino a 12 milioni di persone. Cioè, potete immaginare, per esempio, che soldati militari o, per esempio, rappresentanti del partito, del sistema, entravano in una casa, prendevano qualsiasi tipo di cibo, di grano, di qualsiasi tipo, portavano via e dicevano che questo per lo Stato. E poi un paesino piccolo, non lo so, facciamo 70-80 case, circondavano dell'esercito e nessuno neanche poteva andare al paese vicino per chiedere un pezzo di pane. Questa è la vera storia. Guardate che la mia bisnonna, quando lei viveva, ricorda delle famiglie intere, quelle che sono riusciti in tempo a scappare, che venivano, per esempio, insomma, quella parte dell'Ucraina da dove provengo io, quella confinante con l'Europa,
erano tutti, diciamo, con vestiti quasi direi stracci, magri, si vedeva che non mangiavano da tempo e loro erano pronti a fare qualsiasi lavoro non per essere pagati, ma per mangiare. E poi un'altra cosa molto importante che ho scoperto qui in Italia, che mi ha raccontato una signora ucraina, che è andata, mentre studiavano, è andata a trovare una sua amica che proveniva da Kharkiv. Insomma, quelle parti lì. E poi quando sono, insomma, stata ospitata per bene e così via, in quella casa ha visto dei tovaglie ricamate a mano e fatte a mano, antiche di un tempo. E quella signora ucraina che si intendeva di queste cose dice: senti, ma dove avete preso queste cose belle? E la nonna di quella amica ha cominciato di raccontare quando lei era piccola, da qualche parte dell'Unione Sovietica li hanno preso, li hanno portato in quel luogo, in quel paese lì, e quella nonna ricordava che prima di entrare e vivere in quella casa dovevano togliere dei cadaveri. Questa è la storia dell'Ucraina, che si scopre purtroppo soltanto adesso. Allora, quello che sta succedendo oggi almeno è documentato, e mi chiedo se voi in questi mesi avete sentito la solidarietà degli italiani, della comunità cristiana, poi siete tutti e tre milanesi casualmente, della comunità cristiana ambrosiana, e se avete messo in atto anche voi delle azioni di solidarietà. Immagino di sì a livello individuale, ma mi chiedevo se anche a livello di comunità. Guardate, noi come comunità San Giuseppe in Ucraina abbiamo mandato 17 tir di cose. Aiuti umanitari, cibo, medicinali, vestiti. Devo dire che senza gli italiani queste cose non sarebbero accadute. E adesso io dico una cosa, insomma, che ho sperimentato sulla mia pelle come sacerdote e come un straniero. Siete un popolo meraviglioso. Voi italiani siete un popolo meraviglioso. Perché i primi tempi, da quando è cominciata la guerra, tutto portavano qui a Santi Giacomo e Giovanni, dove adesso mi trovo, tutto quanto. E devo dire che mancavano delle persone che magari smistavano un po' le cose. Arrivavano gli italiani, specialmente i ragazzi giovani, studenti che hanno finito di studiare o di lavorare e così via, e impacchettavano le cose. Guardate, quando prima di dire che dovevamo caricare, c'erano circa 120 uomini che, passando le cose, caricavano tir. E non erano soltanto gli ucraini. C'erano i filippini, c'erano gli italiani, c'erano i marocchini, c'erano anche dei cinesi. Tutte persone sono venute per aiutarci. Vi racconto una cosa. Una signora italiana che mi conosce mi telefona, mi fa, Don Igor, dice: io faccio compleanno, una cifra un po' rotonda, non dico quale perché quando si parla delle donne l'età di solito non si dice. Ecco, e questa signora italiana mi fa: io ho fatto una raccolta tra gli amici nel giorno del mio compleanno e ci ha dato 5.000 euro. Ci ha dato 5.000 euro. Padre Igor, vorrei esempio, sentire su questo un'ultima cosa, per esempio, perché dobbiamo chiudere alle 7:30 precise, per cui okay, vorrei allora, sentire anche cosa, per esempio, Nadia e Natalia. Un'ultima cosa soltanto, che sì. Ci hanno offerto un tir intero di pasta, così noi dovevamo pagare soltanto la spedizione in Ucraina, e due ragazzi giovani sono arrivati quanto lunedì mattina, mi hanno portato due sacchetti pieni di medicinali, mi hanno fatto: abbiamo sentito che avete bisogno dei generatori, facciamo la raccolta, il generatore portiamo qua. Detto questo, tutto.
Io spero che con il prolungarsi della guerra nessuno però si abitui al fatto che ci sia questa guerra, perché questa guerra deve finire il prima possibile, sì. E soprattutto non deve, il tempo che si allunga non deve creare, come dire, certo, disattenzione o peggio ancora indifferenza. Vorrei coinvolgere brevemente, prima di chiudere ancora, Nadia e Natalia, proprio su questo tema della solidarietà. Quanto è stata importante per voi in questi, soprattutto in questi mesi, la preghiera da un lato e la solidarietà dall'altro? Nadia, chiederei a te innanzitutto e poi chiuderei con Natalia. Guardi, la preghiera è importante sempre, ma in questo momento, diciamo, fa bene a noi stessi. Parlando di me, fa bene a me stessa perché mi aiuta a rimanere, diciamo, per quanto possibile, diciamo, in pace, in sintonia, nonostante dolore, nonostante preoccupazione, di non sottoporsi, diciamo, al male dell'odio e tutto il resto. E fa anche, diciamo, a scudo, lo sai che lo fa anche a scudo a tutti i fratelli e sorelle che ci sono lì nelle zone più calde, diciamo, lì in Ucraina. E fare parte della comunità cristiana in questo momento e fa capire che la forza fa essere tutti insieme, perché abbiamo bisogno uni degli altri e che nessuno si salva da solo. Dobbiamo essere uniti. Grazie Nadia. Natalia, chiederei anche a te questo. Sì, io vorrei dire che quando è iniziata la guerra io ho ricevuto non so quanti messaggi dalle mie amiche italiane, giapponesi, allora con i quali io ho fatto dei corsi diversi, veramente una solidarietà che non posso descrivere con le parole, mi si scaldava il cuore da quei messaggi che io ricevevo. Mi abbracciavano, chiedevano cosa, non so, se ho bisogno di qualcosa, qualche aiuto, veramente. Ma io vorrei dire che solo i loro messaggi già mi scaldavano il cuore e mi davano il sostegno. E poi volevo dire un momento molto importante, volevo descrivere un momento molto importante, l'importanza della preghiera. Io personalmente, io l'ho sperimentato in questo modo. Mi ricordo che quando io guardavo le notizie non riuscivo a vedere immagini delle città bombardate e distrutte, soprattutto Mariupol, quando era assediato. Prendevo il rosario, uscivo di casa e facevo giri dell'isolato pregando. Le persone che incontravo mi guardavano un po' in modo strano, perché, naturalmente perché la preoccupazione era descritta sul mio viso, ma io per calmarmi, per darmi la forza, dovevo pregare. E mi ricordo che ogni mattina mi sono data la parola che ogni mattina uscivo di casa e facevo rosario mentre viaggiavo, prendevo i mezzi, facevo il rosario facendo le preghiere per difendere i soldati, per difendere le persone che erano sotto i bombardamenti e per difendere anche i miei cari che erano in Ucraina. E vorrei dire che la preghiera è molto importante sicuramente, che è un scudo, non bisogna dimenticare di questo strumento che noi abbiamo, se si può dire così, a portata di mano. Basta solo accettarlo e utilizzarlo, e la preghiera può cambiare tante cose dove non riescono i politici. Questa è la mia opinione. Io credo che prego. Una cosa sola. Grazie Natalia. Natalia, sì. Grazie perché ha detto veramente le cose belle. Ho ricevuto tantissimi messaggi dai soldati ucraini.
e anche tantissime mamme lo dicevano, che loro dicevano che non sapevano come, però in certe situazioni rimanevano illesi. Non sapevano come accadeva e come succedeva. E questo, dicevano, sicuramente erano certi che è la preghiera che li protegge. Solo questo. Io vorrei concludere con un pensiero di Papa Francesco. Però prima voglio ringraziarvi di nuovo, vorrei ringraziare appunto padre Igor Krupa, che è cappellano della Chiesa Cattolica di Rito Bizantino a Milano. Grazie ancora per questa testimonianza e grazie moltissimo, ma anche per tutto quello che fate, ovviamente anche Natalia Noniak dell'Associazione Ucraina più Milano, ma anche vedo che fa parte anche di altre associazioni, fa davvero tante belle cose. E grazie a Natalia, a Nadia Osnova, che è della comunità di San Josefat. Davvero grazie a tutti, vorrei concludere e ve lo lascio anche come augurio con le parole, con alcune delle parole di Papa Francesco che sono contenute nella lettera che citavo prima, quella del 24 novembre, quindi di pochi giorni fa. Tra poche settimane, scrive Papa Francesco, sarà Natale e lo stridore della sofferenza si avvertirà ancora di più. Ma vorrei tornare con voi a Betlemme, alla prova che la Sacra Famiglia dovette affrontare in quella notte, che sembrava solo fredda e buia. Invece la luce arrivò, non dagli uomini ma da Dio, non dalla terra ma dal cielo. Ecco, vorrei salutarvi con questo augurio. Grazie di nuovo a voi che siete intervenuti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ricordo che poi anche questo webinar sarà caricato sulla pagina su YouTube di Fondazione ISMU e io vi do appuntamento fra 15 giorni, 15 dicembre, ci avvicineremo ancora di più a Natale e avremo alcune ospiti della comunità latinoamericana presenti in Italia con voci anche lì molto diverse e testimonianze molto interessanti. Ma grazie davvero a tutti voi per questa serata, buonasera a tutti e arrivederci.